Buongiorno, questo stamattina è stato il mio buongiorno. Sono le 8:30, già sto sveglia da un po', tipo da mezz'ora, perché sto esportando tutte le clip per poi iniziare ad editare, visto che stamattina devo aspettare il tecnico della team, perché ha vissuto con me questa esperienza. In questo momento sta dicendo: Maro, speriamo bene, oppure se starà facendo una risata. Comunque, io adesso faccio qua colazione sicuramente più tardi, oppure non la farò proprio, berrò solo il latte e caffè, perché ieri ho fatto un bel cheat day che voi avrete già visto. Se ve lo siete perso, ve lo lascio giù nell'info box, che sarebbe il video precedente. E mamma mia, io sto ancora piena, infatti stamattina va così, ho fatto solo un bel bicchiere di acqua mi sono bevuta, quindi vediamo più tardi, penso di farmi solo una tazza di latte e caffè. E adesso continuo ad editare per poi dopo vestirmi, e oggi andiamo dal parrucchiere. Cioè, raga, dopo 18 mesi, adesso sono un po' sporchi, quindi le vedete abbastanza lisci, ma voi le dovete vedere, le avete visti, che mi seguo assiduamente, appena lavati, cioè così, perché poi mi sono proprio doppi, doppi, doppi. E oggi pomeriggio alle 3:30, dopo 18 mesi, vediamo un po' cosa fare, quindi non vi dirò niente, perché lo dovrete scoprire e lo dovrete vedere. Eccoci qua, volevo truccarmi insieme a voi. Raga, mi devo muovere perché manca mezz'ora all'arrivo del tecnico, perché nel mentre vi voglio dare una super super promo solo per voi. Mi inizio un attimo a truccare. Allora, utilizzo, se sentite il rumore, è la lavatrice, scusatemi, ma io devo guardare di qua. Allora, vado ad utilizzare questo, che sarebbe della NYX, un full coverage concealer per le occhiaie, però io, visto che non mi trovo con questo qui in pot, quindi in crema, lo vado ad utilizzare un po' come primer sugli occhi. Sì, io guardo sopra perché ho lo specchio. E vi volevo dare questa super promo. Allora, per chi mi segue, comunque che non si perde mai un video, io vi feci un mukbang dove vi parlavo del progetto che ormai ho realizzato già, e è iniziato questo progetto il 22 dicembre insieme a mia sorella. Praticamente noi, vi ho spiegato tutta la storia, da come è nato e dalla passione di mia sorella in quel video, quindi vi lascio il video se comunque siete curiosi e volete saperne di più. E infatti in quel video vi diedi anche la recensione per quanto riguarda la pizza Scuderi, che è la Lidlo Carbo. Ora vado a prendere sta palette, che sarebbe la chocolate di Capri Evolution. Praticamente in quel video vi spiegai tutto. Adesso che è 22, quindi la penultima settimana di gennaio, quindi dal venerdì a domenica, quindi fine settimana, abbiamo deciso di fare una super promo su Magical Jewels Collection. Solo che voi, quando vedete questo video, la promo non c'è più, e mia sorella mi ha detto che, per voi che mi seguite su YouTube, ha lasciato la promo per tutta la settimana, però solo per voi. Quindi voi, dal momento in cui dopo questo video andrete a cliccare Instagram, oppure se non avete Instagram, Facebook, perché ci sono tutte e due pagine aperte sia su Instagram che su Facebook, siete interessati all'acquisto di alcuni prodotti, parlerete con me, perché io gestisco la pagina Instagram, io sono colei che fa le foto, voi scegliete quello che volete. E nel momento però in cui, perché io non so voi che state facendo gli ordini, che state acquistando, da che canale venite, se mi avete scoperto su Instagram così, oppure venite tramite questo video di YouTube. Quindi al momento in cui del pagamento di qualsiasi cosa, basta che scrivete Giulia 30, automaticamente questo Giulia 30 vi fa accedere ad uno sconto super super conveniente, cioè avete un 30% di sconto su tutti gli articoli. In più, con la scelta di due articoli a vostra scelta, avete la spedizione gratuita. Quindi, raga, è veramente una promo super super conveniente, e quindi vi consiglio di dare uno sguardo. Pensate che sarò io a comunicare con voi, sarò io ad impacchettare i vostri ordini, quindi parlerete con me.
su qualsiasi cosa. Quindi per qualsiasi cosa avete per tutta la settimana, vi lascio qui la data, da lunedì a domenica, col codice Giulia30. E niente, raga, quindi vi conviene, se vi fa piacere, andate a darci un occhio. Ci sono veramente tante cose, stiamo portando tante, tante, tante novità. Comunque sto prendendo giusto un po' di marrone. E quindi niente, infatti adesso appena finisco qui devo fare tutte le storie col bollino 30% e rispondere ai vostri messaggi. Vi dico già che ci saranno anche tanti prodotti personalizzati, quindi spoiler, ci saranno veramente tantissime novità. Ok, raga, ho fatto una cosa abbastanza così veloce, semplice, niente di particolare, anche perché mi devo muovere. Mi truccavo con voi tipo da mesi, mesi e mesi, un po' di giallo, questo qui di Wycon, un po' rotto, però vabbè, c'è ancora il prodotto, quindi fino a quando non finirà io non butto niente. Adoro questo pennello, che ci ha già fatto un miracchio. Come potete vedere ho delle occhiaie, mamma mia, proprio viola, 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 però alla fine vedete, si coprono. Io finisco tantissimi correttori veramente, non dico uno al mese, ma quasi. Questo correttore che io, raga, già sono bianca di mio, però di solito faccio sempre le guance rosse anche al naturale, ed è questo correttore della Kiko numero 02, ma raga è bianco, cioè praticamente bianco, no, troppo troppo bianco, però vabbè, l'ho quasi finito. E quindi va bene così. Io di solito acquisto i trucchi suo o in offerta, quindi faccio una bella scorta quando vedete, raga, è troppo troppo chiaro quando i correttori sono in offerta, perché conviene tantissimo. La stessa cosa i mascara, cioè, ma io non glieli spenderò mai 10 euro per un mascara, quindi il mio budget per il mascara si ferma sempre a 3,90 euro. E quindi di solito io utilizzo quelli là di Kiko, cioè raga, vedete quanto cavolo è bianco, si vede ancora di più, però vabbè, io dopo, infatti, io utilizzo due cipre, dopo ve le faccio vedere, una bianca per fissare il fondotinta e una un po' più scura, ma di poco, scusatemi se non so i termini precisi, ma non è il mio lavoro, non è il mio mestiere, e quindi utilizzo quella là un po' più scura per il contorno occhi, almeno per scurirlo un po', ma che devo fare, raga, devo comunque utilizzarlo. Questo sarà un video un po' così, eh? Allora, è questa cipria qui dell'Astra numero 40 e mi sto trovando abbastanza bene, un pochino, ma giusto un po' polverosa, però va bene per il contorno occhi. Comunque, come terra, so che non si utilizza la terra così, di solito si preferisce sempre mettere un po' di base, però raga, io di solito la metto così, specialmente nei miei trucchi molto molto veloci, ed è questa terra dell'Essence. Raga, io non, è bella scrivente, ma non ve la consiglio perché è super super polverosa. Io la utilizzo giusto per dare un tocco di colore al mio viso. Raga, non mettetela come me, perché lasciamo stare proprio. Io quando mi devo truccare così non preferisco mettermi il fondotinta. So che tutte le truccatrici in questo momento mi staranno odiando, ma raga, non fatelo come me, so che sto facendo una cosa abbastanza sbagliata. Però raga, io faccio così, io, giusto per dare un colorito e non spaventare il tecnico. E blush sto utilizzando questo della Kiko, è una collezione vecchia, secondo me di 3-4 anni fa, però io l'ho presa in offerta, Magical Holiday 02, questo packaging è troppo bello, ed è questo colore tipo rosa, rosa salmone, tipo perlato, mi piace tantissimo, io adoro solo questi blush così, oh. Mi piacciono tanto, non è molto scrivente.
Mi vado a mettere il mascara, anche se ultimamente non lo sto più mettendo, e poi vi faccio vedere il risultato finale. Mi sono fatto un trucco proprio super particolare. Eccomi qua, raga, mi sono data un po' una sistemata, ho messo anche il mascara e niente, non vedo l'ora di tagliarli. Cioè, raga, dopo 18 mesi, 18 mesi, e quindi raga, adesso mi passo un po' la spazzola, perché non mi passo la piastra assolutamente in nu. Ho deciso di prendere questa decisione perché, raga, io non riuscivo neanche più a farmi lo shampoo. Cioè, veramente ci mettevo una vita e non vi dico per passarmi la piastra, non riuscivo mai a passarmi la piastra decentemente. Sono ritornata in me. Adesso poso tutto e vado di nuovo al computer e noi ci vediamo dopo. Dopo vi aggiornerò se il tecnico sarà venuto oppure mi avrà dato un grande palo. Palo! Ok raga, vado, ci sentiamo dopo. Cioè raga, non potete capire la mia gioia. Comunque io ancora non faccio colazione. Vabbè, adesso in luna mamma ha fatto dorata al forno con l'insalata e mangerò quelle e vi faccio vedere. Proprio stamattina fame zero e va bene così, anche perché ieri ho dato. Eccomi qua raga, pronta pronta pronta, mamma mia. Non vedo l'ora di vedermi. Comunque, vi faccio vedere. Maglioncino, mamma mia, raga, era da una vita che non mettevo questo maglioncino, ce l'ho tipo da 3-4 anni. Questo pantalone, che si sta anche un po' facendo, ma faccio questo inverno, e poi lo cestino, ma è bellissimo. Di così belli non li fanno più. E poi, solite scarpe, mascherina, giubbino, e si va. A dopo con il nuovo look. Oddio. 3, 2, 1. Ta-da! Cioè, raga, sono cortissimi. Ma adoro, raga, ci voleva un taglio così drastico. Cioè, pensate che io poi ho dovuto togliere la massa ai capelli. Mamma mia, raga, quanti capelli. Ci sono volute due palette per togliere tutti i capelli da terra. Veramente tantissimi. Ed eccoli qua. Che dite? Ci voleva, raga, una botta di ventato di aria fresca in questo 2021. Eccoli qua. Io le adoro. E niente, raga, adesso siamo andati anche al supermercato, non abbiamo preso niente di calatante, sempre le solite cose da Eurospin, ma sto morendo di fame. Cioè, io sto da stamattina svia dalle 7, 7 e mezza, e ho mangiato solo un po' di orata a pranzo con l'insalata che avete visto. Quindi adesso mamma ha comprato la baguette, mi mangio un po' di baguette con l'affettato di petto di pollo, no, con la fesa di tacchino fresca, vi faccio vedere. E stasera pizza! Ovviamente l'ha fatta mamma, un paio di pezzettini di pizza e ci sta. Comunque, che dite? Dopo 18 mesi, raga. Sta duro.